Ma chi? Renzo Zennaro è qui da Chioggia, una generazione di pescatori, rappresenta la pesca, l'innovazione tecnologica della pesca in Italia e ha veramente costruito con queste nostre località un rapporto di amicizia e di collaborazione. E lascio a lui insomma continuare e proseguire su quella che è la sua attività in mare, spesso ospite di Pianeta Mare, Linea Blu e di altri programmi televisivi proprio per queste imbarcazioni altamente tecnologiche. Buonasera. Quello che ci lega, diciamo, è proprio questo desiderio di trasparenza che è diventato poi il rapporto di amicizia con Erminio, Italo, Di Nora, con gli amici, ecco. Per quanto riguarda il mondo della pesca, noi siamo da ormai alla quinta generazione sempre di tradizione. Quello che ci lega al mare è il desiderio di vedere poi eventualmente uniti proprio i criteri di qualità di lavoro che praticamente esistono in tutti i settori. Bisogna amare un po' il proprio lavoro per portare avanti la qualità, ecco, quello sarebbe il desiderio principale, attraverso la trasparenza che è stato il legame forte che ci ha fatto incontrare. Bene, voi operate in quale territorio? Beh, noi siamo nell'Alto Adriatico, Chioggia è una bellissima cittadina, città, 55.000 abitanti, comunque vicino Venezia, 40-50 km da Venezia. Il nostro lavoro è la pesca, come famiglia abbiamo anche un po' fatto il cerchio completo proprio per questo desiderio di indipendenza che ci porta ad avere delle strutture anche a terra di commercializzazione, di trasformazione. E niente, insomma, è proprio questo desiderio di portare avanti l'attività. Nota differenza tra, senza fare distinzioni brutali, tra settentrione, centro e meridione dell'Italia? Su quello che è il nostro mondo, il mondo della pesca, non credo, perché proprio i pescatori sembrano fratelli gemelli a tutti i livelli. Credo che quello che ci accomuna è proprio il desiderio di libertà che il mare ti dà. E se tu lo ami veramente, a questo punto diventa una cosa comune. Per me non c'è differenza, c'è soltanto bisogno di fare una base comune, proprio veramente, di intesa. Un'intesa che secondo me non è difficile, ma proprio le cose più complicate sono le più semplici a volte. Tecnicamente che tipo di barche avete in dotazione? Noi, come dicevo prima, per tradizione dei primi barchi a vela, dal fiume, mio bisnonno, poi i primi bragozzi che sono tradizionali su Chioggia, i famosi bragozzi chioggiotti, mio padre i primi prescherecci che poi moderni, noi con i miei fratelli le prime motonavi ancora 30 anni fa da 30 metri, un po' sulla linea norvegese. Adesso da un paio di anni abbiamo portato e anche presentato la Fiera Internazionale della Pesca di Ancona due nuovi pescherecci in fibra con tecnologie in Italia per ora non presenti. C'è stato un incontro fra una famiglia spagnola, come le cose non accadono mai per niente, e la nostra famiglia, da lì la loro esperienza sulla struttura della barca diversa proprio per la questione della tecnologia, risparmio energetico, qualità del lavoro, del prodotto, manutenzioni, economie. E su questo è un sogno che avevamo, l'abbiamo realizzato da un paio d'anni a questa parte. Stiamo attualmente tentando di questo prototipo che in Italia è unico, di portarlo un po' alla visione di tutti. Grazie per le anticipazioni, saluto i due presenti in questa estate che si sta prolungando nel nostro territorio puntino, Settembre Scauri. Grazie, buonasera.